Dopo questo brevissimo preambolo, che però era necessario, entriamo nel vivo della questione per illustrare la denuncia veramente sorprendente che abbiamo presentato stamattina alla tenenza dei carabinieri. Bene, amici carissimi e affezionati video osservatori, abbiamo provveduto a compiere un atto obbligatorio per chi ha quel tenore di senso civico che abbiamo noi oramai connaturato nelle vene. Perché l'abbiamo fatta? Ne abbiamo fatte già centinaia, come voi sapete, e non c'era bisogno, per il nostro vanto e per la nostra gloria, di farne un'altra di più. Se lo facciamo è solo ed esclusivamente perché ci sentiamo in obbligo, in quanto gente consapevole e al corrente dei fatti, deve, anche per obbligo di legge, denunciare i fatti al magistrato. Esattamente. E quindi, tu hai detto una cosa importantissima, è un obbligo di legge dei cittadini denunciare un reato, i delinquenti un e i reati. Certo, è un atto civico. Sì. Allora, noi oggi, 19 luglio 2014, abbiamo denunciato questi signori qua, e cioè Presidente della Repubblica, Napolitano, abusivo, Presidente del Consiglio dei Ministri, Matteo Renzi, abusivo, Presidente della Camera, Laura Boldrini, abusiva, anche lei abusiva, oltre che puttana, negriera. Puttana. E vabbè, sì. Non si dice. Non si dice, vabbè, però lo è. Ma nel cervello, no? non sessuale. E poi altri, insomma, qui c'è un elenco di 260 parlamentari, ecco, che hanno la cosa importante, votato questa infame legge che adesso, allora, andiamo ciò a ci permette, ecco, ciò ci permette di dire che gli attuali parlamentari tutto sono fuorché ciò che dovrebbero essere. In teoria, revisori, controllori, persone che agiscono in piena consapevolezza, esatto, sono persone che decidono per altri che non hanno le loro competenze, eccetera, eccetera. Allora, invece queste che cosa fanno? Seguono gli ordini di scuderia che vengono ordinati, vota questa legge, non votare quell'altra, astieniti. E se ne guardano bene, dalla leggerla, qualora la leggessero non capirebbero il senso della legge stessa, perché sono stati selezionati all'inverso tra i più testa di cazzo, i più coglioni, i più delinquenti che ci possono essere. Certamente. Questa è la selezione di questi personaggi. Allora, i reati quali sono? Alto tradimento, concorso formale al reato continuato, pene per coloro che concorrono nel reato, circostanze aggravanti, attentato contro l'integrità e l'indipendenza e l'unità dello Stato, attentato contro la Costituzione dello Stato, usurpazione di potere politico e comando militare, attentati contro i diritti politici del cittadino, abuso d'ufficio, interruzione di un pubblico servizio pubblico o di pubblica utilità, dopo vedremo quale, l'usurpazione di funzioni pubbliche, associazione a delinquere, falsità di ogni genere, ce ne sono elencate 9 casi, abuso della credibilità popolare ed altri fattispecie di reato che non andiamo a prendere troppo in esame, se no non basterebbe il codice penale. Allora, questi signori, per mettere in atto questo stratagemma, hanno violato l'articolo 1, 5, 54, 71, 76, 77, 95, 96, 114, 117 e 118 della Costituzione. Avete presente? 3, 6, 9, 11 articoli della Costituzione. Impunemente, tranquillamente, allora, violati lì, nell'ambito della incoscienza totale. Lì, ma infatti Matteo Renzi è l'espressione dell'idiota, diciamo, sì, perfetto idiota. Ma è perfetto idiota in senso, guarda, in senso dostoievskiano. In senso buono. No, in senso dostoievskiano, sì, il famoso libro L'idiota. L'idiota. Esatto. E che è Matteo Renzi. Il testo della Costituzione, articolo 1, dice, fra l'altro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme dei limiti della Costituzione. E poi vedremo che cosa è successo. Articolo 5. La Repubblica, una indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, amplia il decentramento, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento, non della concentrazione. Ne consegue che, come ci ha suggerito di recente un amico,
No? Le autonomie locali che cosa sono? Sono gli enti più vicini al cittadino, quelli che davvero rappresentano la formula democratica dell'intervento. E quindi sono enti attuativi della Costituzione. Della Costituzione, certo. Principali enti attuativi della Costituzione, articolo... che non possono mancare. Assolutamente. E non possono mancare anche di una elezione diretta. Proporzionalmente diretta, se no non è un'elezione. Dopo spieghiamo tutte queste parole che hanno tutto un motivo di essere. Articolo 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne le costituzioni, la Costituzione e le leggi. I cittadini, per di più, cui sono affidate le funzioni pubbliche, hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore. Onore. Vabbè, che questa gente non sanno cos'è l'onore per mancanza di qualità umane. Sono burattine, come chiedere il concetto di onore a Pinocchio, no? Cioè, anzi, diciamo, a Pinocchio si può chiedere. Alla volpe e al gatto. A Pinocchio si può chiedere. Alla gatto, alla ma Matteo Renzi non credo proprio. Quella articolo 72. La procedura normale di esame e approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale e elettorale per quelle di delegazione legislativa. Cioè, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Consiglio dei Ministri non può fare leggi che coinvolgono articoli della Costituzione. Esattamente. Articolo 76. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo. Articolo 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando in casi straordinari di necessità e d'urgenza il governo lo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori di forza di legge, sotto la sua responsabilità, ne risponde. Articolo 95, omissis, i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, eccetera, eccetera. Articolo 96, il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri, anche se cessati da carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria, quindi non c'è bisogno dell'esame in Camera, vanno dal giudice anche loro. Anche se sono in carica. Certamente. Articolo 114. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni dello Stato, eccetera, eccetera. I funzionano secondo i principi fissati dalla Costituzione e non da Renzi. 117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e non dal Consiglio dei Ministri di Renzi. Articolo, poi sempre altro capoverso, lo Stato ha legislazione esclusiva su vari articoli, fra cui l'articolo P, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane. Articolo 118, sempre articolo 118, 117, scusate, articolo 118, le funzioni amministrative sono attribuite ai comuni, salvo per assicurare, eccetera, eccetera, alle province, eccetera, eccetera, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I comuni, le province e le città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie di quelle conferite da legge statale o regionale, secondo da legge statale, non dal Consiglio dei Ministri. Sono città, regioni, eccetera, eccetera, favoriscono, province favoriscono l'autonomia iniziativa dei cittadini singoli associati. L'autonoma iniziativa per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà, come diceva giustamente prima Giorgio. Quindi che cosa succede? Succede che questa banda di infami oramai nominati dai poteri forti e mai eletti da nessuno dei cittadini, quindi stanno lì abusivamente, come ha detto più volte la Corte Costituzionale in questi ultimi mesi, e questi, nonostante questa loro, diciamo, lacerazione del diritto costituzionale e di tutti quelli conseguenti a scendere a cascata, in realtà non possono neanche legiferare, perché tutte le leggi che loro emanano in violazione di legge sono nulle per legge. Quindi queste loro leggi, quando verrà nominato, eletto un nuovo governo, dovranno essere tutte annullate. Completamente annullate. E tutti i danni creati, tutti risarciti. Da loro. Da loro, ovviamente. Da loro. Oppure un taglio della testa. Vabbè, insomma, hanno fatto questa legge 56 del 7 aprile 2014. Di mettere un ceppo in piazza con una brava persona che sa quello che fa. Dobbiamo ricordare che le condanne a morte che avvenivano con il taglio della testa, non è che la prima botta si staccava la testa, per cui veramente il progresso rappresentato dalla ghigliottina è stato veramente un enorme progresso in questo settore. A volte ci mettevano 4-5 botte. Mastro Titta, che è di qui vicino, era di Campagnano,
Lo leggeremo, c'ha tutti gli atti. Mastro Titta, ne ha ammazzati 874, esatto, nella sua lunga carriera. Li squartava e poi venivano appesi alle porte della città, mi pare il giusto. Ogni quarto, come segnale, dividere in quarto. Come segnale, quarto, come il segnale. Pulso se lo sentivano poi tutti. Come segnale. Esattamente. No? Serviva come avvertimento, attenti a chi entra. Il Papa buono. Il Papa buono, Papa certamente. Buono. Allora, legge 56 del 7 aprile del 2014 che ufficialmente era stata approvata per ridurre i costi dello Stato. Esattamente. Invece che cosa ne hanno fatto? Serviva, l'hanno chiamata per il riordino delle province, per esatto, annullare le cosiddette province, come chiedeva il signor Grillo. Sì. Vabbè, ma un conto non è la richiesta generica, no, no, di un Grillo qualsiasi. No, no, lui ha partecipato attivamente a... Sì, non questa operazione è molto più sporca. Sì. Ma siccome nella vita è fatta così, perché c'hai il provocatore che attacca, dopodiché dietro al provocatore ci stanno quelli, no, che lo utilizzano. Allora tu che sei Grillo, che critichi, che fai, adesso lo facciamo, è vero, hai ragione, sì, è vero, riduciamo noi le province. Vediamo. Esattamente. E quindi, insomma, che cosa dice? Dice che, abbiamo detto noi, è la summa di oltraggio alla Costituzione, lo stravolgimento dell'essenza dei valori repubblicani di controllo e di indirizzo dei cittadini e degli organi periferici, nonché della soppressione del corpus delle leggi e della logica giuridico-legislativa ed indice inequivocabile della ulteriore sottrazione di capacità di manifestazione e espressione di libera volontà politica dei cittadini. È inarrivabile e all'articolo 1 prevede... Fra l'altro al comma, eccetera, eccetera, faccio l'elenco, non sto qui a dire che sennò siamo certamente, tre ore. Non ci segue e non capisci. Però poi ve lo mandiamo online, perché sì, su albamediterraneo.com lo pubblichiamo fra poco, per cui tutti potranno eventualmente studiarselo ed anche replicarlo. Chi vuole se lo può replicare, perché questo è oro colato. Ricordiamo ai nostri amici, anzi ricordiamo al conforto della nostra battaglia, che la denuncia contro Monti e contro Letta, quella del 2011, per ricordiamoci bene, al suicidio, ha avuto 15.000 repliche. 15.000 persone o gruppi di persone si sono rivolte ai carabinieri, alla polizia, alla guardia di finanza, alle procure direttamente e volendo anche alla polizia penitenziaria, nonché alla forestale, consegnando 15.000 denunce, e queste 15.000 denunce, ancorché non prese in considerazione, sono un peso morale nei confronti di questa gente. Le faremo valere al momento opportuno. Allora, qui non entro nel dettaglio perché certo, ovviamente sarebbe... Ma la sostanza del discorso tu lo dovresti riassumere. La sostanza del discorso è questa. Cioè, tutta questa, diciamo, messa in scena di questa pseudo-legge, questa manfrina, è il manifestarsi palese e semi-ufficializzato da noi di Alba Mediterranea in tutte le sedi e occasioni, denunciato da oramai oltre un quinquennio, dell'instaurazione di un assetto costituzionale materiale imperniato sulla figura e la persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, che gli attribuisce una funzione monocratica sostanzialmente legislativa non contemplata e anzi denegata dalla Costituzione vigente. Per di più, calpestando il principio fondamentale di autonomia, come sopra argomentato, senza minimamente preoccuparsi di modificare previamente la Costituzione con le procedure aggravate di cui all'articolo 138 della Costituzione allora, stessa. Dove vogliono arrivare? Vogliono arrivare a dare il potere assoluto a un burattino, esatto, cioè a Matteo Renzi. No, non solo a questo burattino, ma a qualunque altro burattino loro nomineranno. Ma guarda, peggio di Renzi non ci può essere. Ma comunque sia, qualunque sia la levatura morale e culturale e personale del personaggio che andranno a nominare, noi ce lo dovremmo tenere tranquillamente senza dover poter obiettare niente, se non facciamo quello che stiamo facendo noi adesso. Cioè, noi che cosa diciamo? Diciamo, fra l'altro, qui abbiamo anche una relazione, leggi quella piccola di questo nota e conclusione nostro amico cosa, professore universitario, a cui ho diciamo delegato la verifica di quanto da me percepito e sospettato, e cioè allora, qui c'è la conferma che dice che praticamente questa legge, allora va detta, la devo leggere imparzialmente almeno perché così si capisce anche la risposta che dà il nostro amico, quindi dice questi signori sì, dicono, ma non possiamo leggere no, solo, insomma, i nostri amici lo capiscono, va bene,
c'è questo allegato A che nessuno esamina mai gli allegati perché sono... Invece diciamo, nei nostri allegati si sono scritte delle cose molto importanti. È lì l'essenza del provvedimento, dentro l'allegato. E qui nell'allegato c'è in pratica diciamo confermato che viene sottratto il potere di firma e di voto a tutti i cittadini, perché praticamente poi c'è un successivo passo di controllo in cui vengono filtrati i voti, per cui attraverso una procedura macchinosa che non sto a dire perché è talmente... E che sicuramente loro signori sbaglieranno sempre certamente, nel computo. Ma comunque questa marchingegnosità gli permette di praticamente avere mano libera per poter architettare qualunque strumento mistificatorio voglio mettere in atto, perché in questa dichiarazione di allegato è oscuro, nobulato, è ermetico, è indecifrabile, quindi praticamente è del tutto impossibile riuscire a entrare nel senso reale dell'operatività di questa di questo allegato e della manipolazione che può poi fare del voto popolare. E quindi appunto su questa base abbiamo fatto fare un'indagine fisico-matematica a questo nostro amico professore universitario, che dice... Allora, questo è un supplemento occulto ed imperscrutabile dell'allegato A, fatto esaminare da un noto professore docente universitario di specchiata moralità, intransigenza e al di sopra di qualunque coinvolgimento personale, che ha risposto al nostro quesito in merito ad improponibili dissertazioni dell'allegato A in questo modo. Il peso relativo di un bacino elettorale, cioè la sua percentuale di elettori rispetto al totale, viene abbassato manu militari. Esempio, la tua città conta un numero di elettori pari al 46% del totale, ma viene abbassato al 30% nei conteggi. Perché? Perché così rimane un 16% che non figura più. A quale scopo? Questo bisognerebbe farlo dire a chi ha proposto questa legge, ovviamente. Ma non è difficile immaginarlo, siete il 46%, ma eleggete solo il 30% dei rappresentanti. Il rimanente 16%, o quello che emerge dalla manipolazione, lo nominiamo noi. Che altro dire di questa banda di infami? Niente. Basta questo. Basta questo. Ciao. Amici, rimanete sempre in contatto con noi. Ricordate che potete replicare la denuncia. Ricordate che la denuncia per istigazione al suicidio nei confronti di Monti e di Letta ha raggiunto 15.000 copie, 15.000, il popolo si sta svegliando. 15.000 reiterazioni.